Ragazzi, buongiorno dalla Kate. Oggi voglio consigliarvi una serie TV italiana che è appena uscita su Netflix con la seconda stagione, che si chiama Tutto chiede salvezza. Alzo le mani perché non sono l'unica a consigliarvela, a dire che comunque è molto bella, perché in generale ha avuto un buon riscontro. Cioè, adesso io ho finito di guardare proprio ora la seconda stagione e sono andata un attimo a guardare commenti su YouTube di vari video di Netflix, no, sapete, quelli che divulgano così per approfondimenti e così. E non ci sono critiche, le solite critiche, però bruttina, però di qua, di là. È piaciuta molto, quindi non sono l'unica, non sono qui a fare pro cinema italiano. Alzo le mani. Ve la consiglio perché, soprattutto per il cast e per la tematica, perché parla di... cioè, diciamo, è ambientata in una struttura che ospita pazienti psichiatrici. Cioè, il ragazzo protagonista viene richiesto un TSO e quindi entra in questa camera di questo reparto psichiatrico, dove ci sono tanti altri pazienti con tutte le loro storie, le loro particolarità. Ragazzi, il cast è incredibile. Nella seconda stagione c'è anche Drusilla Fuhr, non so come si dice il cognome. Comunque, ragazzi, è molto bella, molto bella, molto emozionante, bella. L'unica pecca, due forse, Carolina Crescentini, che vi prego, cioè, non può fare sempre la solita parte da pazza, però qui non è pazza dei veri pazzi, cioè è sempre la sua solita parte isterica e basta, che vabbè, le riesce bene, però vabbè. E purtroppo sei ambientata a Roma, sempre solo Roma, in continuazione, vabbè, però stacce, ecco, per stare in tema romano. Se ve la guarderete, poi fatemi sapere cosa ne pensate, perché io l'ho amata, veramente un gioiellino, molto molto bella. Signori, riverenze, vi abbiamo fatto riposare per ben due giorni, ma oggi torna grande richiesta, Pingu! E siamo in live di nuovo! Buongiorno! No, ho già accompagnato Pingu e sono contento, ma non ci sarà Pingu, no, anzi, forse per un pochettino ci sarà, ma ci sarà Frank, che praticamente sta stramazzando sul tavolo, ma comunque saremo in live per portarvi un po' di sottofondo quotidiano. Ci vediamo in live, mi raccomando. Francone qua con noi, grande Frank. Possibile che se non ci sono io tu non puoi fare la live? Allora no, in realtà io non ho capito perché non la potessimo fare, nel senso che alla fine, però in realtà che possiamo, però no, devi fare qua. No vabbè, però l'avevamo già fatto altre volte, cioè, no. Mi ricordo che tu mancavi e l'ho fatto non in collegamento col nuovo setup. Non col nuovo setup, però io l'ho anche ne ho anche approfittato per dire vabbè, mi prendo due giorni in cui mi polleggio. Ma tu arrivavi qua alle 9 comunque. Sì. E cosa facevi? Tutte le altre cose che di solito non faccio. Ma di lavoro, cazzo? Di lavoro. Ah, quindi hai lavorato di più. Vecchio, ho lavorato una come... punizione. No, è stato terribile. Cioè, è stato terribile. Dispiace. Cioè, non sapevo come fare. Anche perché non potevo scappare da quello. Addirittura, no, vabbè, non è vero. Alcune volte occupavo anche il tempo in maniera... come posso dire? In maniera alternative. Cioè, cose che di solito non faccio qua dentro. Ad esempio, a un certo punto, ieri, mi è venuto da dare lo straccio di là in... nel laboratorio. Boh, allora, mi dava molto fastidio da tanto tempo. Ah, cioè, non so, ci sono delle robe che effettivamente ho capito. Intanto, grazie mille a tutti quelli che si stanno abbonando. Io, tra l'altro, non ho neanche aperto qua di fianco, ma leggo da lì. Grazie mille Giorgia per l'abbonamento, grazie mille Barbabietola, grazie mille Desi Cherry, e c'era anche qualcun altro, ma adesso vi recuperiamo tutti. E sta di fatto che stavo dicendo, aspettate un attimo. No, fai restore. Tu sei un mago del computer, io non so come tu faccia, vabbè. Comunque sta di fatto che ho scoperto che ci sono delle robe della mia vita che mi pesano sul groppone. Cioè, nel senso, non me ne rendo conto, ma mi pesano sul groppone. Cioè, io tipo passo davanti alla stessa... difficoltà economica, penso che pesi sul groppone a chiunque. Tra l'altro, vi dico questa notizia: non mi porteranno in carcere, perché c'era questo pericolo. Questo venerdì, no, non c'era il pericolo del carcere, ma c'era il pericolo del pignoramento. Ma veramente? Questo venerdì, signori, Francesco Toneatti va a saldare tutti i suoi debiti con l'Atari. Ah, vabbè.
a Atari non fanno niente. No, incredibile, tra l'altro. Però ti ha fatto pagare gli interessi. Sì, sì, no, ma non ho ancora pagato, ci cioè andrò a pagare. Pagherai, cioè, loro gli interessi, detto, guarda, le facciamo il conteggio e poi mi facevo, guardi, signor Donati, comunque sono 3 anni, quindi insomma. 3 anni che non paghi da sarà un. Ma lì poi dobbiamo capire insieme. Cioè, io spero che a un certo punto arriveremo a un accordo. Io gli farò, guarda. Lo so, cioè non ho pagato per 3 anni, ma mi posso permettere solo 1 anno e mezzo. Cioè, come facciamo? Nel senso, capiamo, possiamo venire. È che loro sanno benissimo che tu non hai pagato per 3 anni, e perché i soldi che avresti dovuto pagare li investivi. Li investivo per in guadagnarci. Altro. Esattamente. Quindi loro ti chiedono tutti gli interessi, così. Esatto. E comunque ti freghiamo. Ma non mi pignoreranno niente. Forse. Ma io poi ho pensato, tra l'altro. Come se vai lì in macchina e torni a piedi. Quello farebbe straridere, perché però non penso ci sia il pericolo. Ci dia le chiavi. Vabbè, che, no, è il problema. Tu c'è un problema. Fuori le guardie, ma che macchina è? No, esatto, cioè che la mia macchina palesemente non coprirebbe quanto devo editare a loro. No, però la cosa che guardavo è che ho proprio pensato, cioè riflettevo con Nick e dicevo, ma secondo te se io tipo non la pago per tutta la vita, cioè ma che cazzo mi succederà mai? Poi in realtà effettivamente mi sono informato, c'è il pignoramento, cioè in qualche maniera c'è questa riscossione tecnicamente di qualsiasi cosa. Riscossione è che credito. L'Atari non lo so, se non paghi tasse e contributi stai tranquillo che te li condono. Esatto, e mi fa strano che mi vengano a pignorare della roba per l'Atari, cioè io devo conoscere qualcuno per cui... No, sai cosa? Ti possono incominciare. Avevo letto un'altra roba che possono incominciarti a escluderti da robe che riguardano il comune, cioè di cui c'è di mezzo il comune. Tipo proporre un servizio, loro ti bannano da questi servizi. Però obiettivamente il comune di Bologna. Sì, tu non usi niente. Non uso assolutamente niente. Non vado in biblioteca, prendo pochissimo l'autobus. Grazie mille. E a 97 non puoi entrare in autobus. Che figo che, non so, entri in autobus e ci sono le taglie dei ricercati, che sono quelli che non hanno pagato la Tari, che non possono entrare. Però alla fine non lo prendo il tram, mai. Non potresti provare il tram? Potrei provare il tram, però questo tra 5 anni, quando verrà costruito. Dici finalmente. Così tanto? No, molto meno. Stanno praticamente distruggendo metà città per costruirlo. Quasi finito, io, guarda, curioso, gasatissimo. Sì. Io, quando ci sarà il tram, vi manderò un piccolo messaggino e vi dirò: guardate, ragazzi, se oggi arrivo in ritardo, se comunque non mi presento così, è perché io ho deciso da oggi di spostarmi solo col tram che mi ha fornito la mia città. Perché io voglio sostenere il progetto. E quindi però farò queste cose. Mi sa che la prima linea che fanno non ti serve. La prima linea non mi serve, ma c'è una linea che arriva da me, esatto. Cioè che mi arriva proprio sotto casa. Grazie mille, Valentinax, per l'abbonamento. E io comunque non capisco come sia possibile che non ti sia accorto di non averla pagata per 3 anni, Robin. Ma se uno allora... non te lo dice. Cioè, non è che ci pensa tutti i giorni. Non ci pensa tutti i giorni, ci sono cose che succedono nella vita, tu sei sempre lì, un attimo che ti rincorri, cioè cerchi anche solo di capire perché sei al mondo, e sinceramente l'ultimo dei miei problemi è l'Atari. Certo, sarebbe troppo semplice a un certo punto riuscire a collegare il proprio conto e dire guardate, scalatemi i soldi che devo dell'Atari, tanto io ho già dichiarato tutto, boom, e così, sarebbe troppo semplice, lo capisco, e quindi ti devi attivare te, io non mi sono attivato. Grazie mille Giva Gilberto per l'abbonamento, yuhu! Wow! Comunque, no, volevo collegarmi anche all'audio della ragazza, che è sempre, penso, Kate. La stessa ragazza, Kate, che difende il cinema italiano dopo che tu, perché ricordiamo, Frank è in guerra con il cinema italiano, nel senso... Sono in guerra. Guarda che, non lo dico io, in Italia si fanno troppi film, perché c'è una questione fiscale, neanche riparlato da poco Bordone. Però... Quando c'era la pandemia hanno fatto tutta una serie di aiuti fiscali che poi hanno mantenuto, e quindi si fanno film in Italia più che in tutti gli altri paesi d'Europa e non escono. Sono film che non vanno al cinema, non vanno sulle piattaforme, sono fatti solo per far lavorare la gente. Però tu però è follia. Serve che lavori la gente. Ma ho capito, ma è come discorso. Essere pagato per coprire una buca, per fare un buco e quell'altro per coprirla, no, certo, così facciamo girare l'economia. Però mi fa ridere che c'hai sempre queste follia. Robe che a un certo punto arrivi e fai, mi dici, le piccole aziende non servono, i piccoli in Italia artigiani sono troppe devono piccole scomparire. Aziende. È un problema, l'ha detto anche Draghi nell'ultimo report, sono troppe piccole aziende, non sono competitive. Le bruciamo. No, devono unirsi. Ah, devono unirsi. Ah, dici devo compattare. Cioè, devono essere aziende più grandi per essere competitivi sul mercato globale. Mi sembra molto semplice. No, quello effettivamente. Ma anche secondo me, unendosi, le piccole aziende non riescono a competere. No, sono alcuni gruppi europei che potrebbero competere con quelli americani. Vabbè, ma questo è un altro discorso. No, però a me mi fa ridere che a volte arrivi qua e dici, vabbè, tutto troppo piccolo, cancelliamolo. Cioè, un po' è vero. Però magari proprio da quel piccolo nascono talenti. Ma va bene l'artigiano piccolo, perché è quello bravissimo falegname storico che sa costruirti quella roba assurda che lo fa solo lui nel mondo, va bene, la ceramica, il vetro,
Resto no. Comunque Sushiya chiede se siamo considerati una piccola azienda. Direi sì, che minchia, noi siamo sì. un francobollo nel mondo delle aziende. Cioè, noi siamo uno dei problemi della produttività italiana. Dobbiamo scomparire. Ma te lo dico sempre, perché siamo poco produttivi? Siamo un'azienda troppo piccola. Cioè, dovremmo e secondo me noi potremmo quasi rientrare nella gestione familiare per come gestiamo le cose. Sì, beh, di perché, brutto, è una famiglia a tutti gli effetti. Sì, è tutto molto, sì, ma non ti preoccupare, oh, allora, fai quello che riesci. Piglia 5 gruppi che ci sono su YouTube, facciamo una mega unione, poi capiamo come gestirle, facciamo un colosso italiano. Riprendiamo qualcuno forte. Sì, però non ci interessa nulla del contenuto. Cioè, l'importante è che comunque portino numeri alla nostra azienda. Cioè, non mi interessa se è trash, se è per bambini, se è per anziani, se è roba che non mi guarderei mai. Dobbiamo semplicemente creare un colosso e quello diventa il nostro obiettivo. Va bene. Magari è l'obiettivo della Slim Dogs. Magari è l'obiettivo della Slim Dogs. E siamo lì via alla porta. No, secondo me non ci prenderò. Trasferiamoci a Roma. Perché non siamo a Roma? Hai ragione. Infatti, per ricollegarmi a Tutto chiede salvezza, quel film che citava la ragazza che spamma sempre Kate, che spamma sempre i film italiani, diceva, si lamentava del fatto che tutti questi film italiani un po' le devo dar ragione, perché effettivamente anche io tutte le robe che guardo sono sempre ambientate lì, è sempre Roma, con sempre attori romani. Cosa vuol dire sono lì? È cioè, lì sono che lì, gira tipo... il mondo, è come dire Hollywood. Sì, cioè. Ma gira lì, però tu scusate, hai tipo tutte le tue varie truppe, tutti le varie attori, però dici, vabbè, la mia storia non è ambientata a Roma, è ambientata in un altro posto. Ah, in quel senso. No, ma c'è Pennacchi, ma che sono qui? No, ma questo, come diceva, ci sono dei gran attoroni. Pennacchi. Ah no, scusa, Kate specifica che è una serie TV, quindi sì, niente, sì, una serie TV. Io avevo capito che fosse un film. Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale. Lui chi è? Lui è quello che ha fatto Federico Cesare. Scam. Sì, Federico Cesare è quello che ha fatto Non Scam. Fotini Scam. Peluso non conosco, Andrea Pennacchi, cavolo, top. Ma due stagioni. Cosa ha fatto Andrea Pennacchi, scusa? È un attore molto famoso lui. Ma quello che fa gli interventi a propaganda. Ah, ok, ho capito. Ma Vez, ma c'è... Scusa, quello lì... Lui anche io l'ho già visto, è quello di Distretto di Polizia. È quello di Distretto di Polizia. È Ricky Mendez. Memphis. Ricky Memphis, scusate. Sì, Ricky Memphis. Stagione 2, così spoileriamo tutto. È in corso. No. Non la guarderò. È spoilerato che esce fuori da... Mi spiace, non la guarderò. Non la guarderò neanch'io, mi era spumata fuori su Netflix, avevo guardato il trailer, ammetto non avevo voglia proprio della recitazione italiana, di una roba italiana, di una roba che parlasse di ospedali, non ce ne avevo, quindi non la guarderò, però Kate secondo me ha fatto una descrizione di ben 5 minuti che vi può ispirare a guardarla. C'è anche Drusilla, ok. Chi è? Era andata anche a Sanremo Drusilla, che aveva fatto tutto allora, il discorso. Allora, non so chi sia. Ah, è vero che tu non segui Sanremo, scusami. Ah, leggetevi il libro però, dice Leono, quindi è tutto collegato. Sbirulina di Legno dice: buongiorno a tutti, come stai Frank? Vero, non l'abbiamo ancora chiesto in live. Dai, vabbè, dacci un po' di info, non cioè se ci sarai qua anche domani. Allora domani potrei dire che, come si dice... Non so, è presente quando torni in palestra dopo una vita, fai una settimana di allenamento peso e poi male ovunque, sì. Eccetera. Ecco, io non so se è quella sensazione, perché non mi è mai capitato di tornare in palestra e allenarmi, però me la immagino così. Ok. Cioè che hai proprio male alla schiena, alle gambe, alle spalle, alle orecchie soprattutto, perché comunque non eri più abituato alla mia voce, la nuca che spaccava. Ma scusa, tu a quest'ora, tipo ieri, che cosa stavi facendo? Che ore sono? Sono le 9:21. Ieri sono stato davanti alla TV tutto il tempo. Ho visto programmi. Ho scoperto che sulla 7D fanno al mattino Lingue e lo rifanno alla sera. E quello di Amadeus? No, è quello con Katrina Balivo che hanno chiuso. Mi ha detto Pingu quello che guardavo. Quello di Indovina le parole. Amadeus? No, non l'ho visto. Sai che non sta andando bene? Ma forse in Rai Amadeus. È andato sul 9. No, è andato sul 9. E cosa fa? Fa un suo show, penso. Che però non so che cosa sia, sinceramente. Sarà un quiz? Ma sarà tipo uno sempre di quei giochi a premi. Ah, non lo sapevo. Giochi a premioni. Ah, ho scoperto che adesso in Italia esiste Family Feud. Ah, comunque dicono che fa lo stesso che faceva sulla Rai. Fa chissà chi è. Ah, non so cosa sia. Cioè mi capitava facendo zapping, ma non capivo cosa fosse. E ho scoperto che c'è Family Feud in Italia, che è assurdo. Cos'è Family Feud? Feud. È quello... Grazie mille, it's Laurs per la chiama...
Famiglie d'Italia in italiano. Ok. È quel gioco americano famosissimo in cui devi fanno tipo, c'hai cioè, due famiglie una contro l'altra. Ah, gli scambi. No, no, c'hai cioè, due famiglie una contro l'altra, in Italia condotto da Flavio Insinna. Oddio, Insinna quello antipatico. Aspetta, vado a vedere. È quello cercato. Che ha scoperto Striscia che insultava le concorrenti. No, no, non può, no. Vabbè, ma allora, non no, se la ricorda dai. Più nessuno ma lui sta è un cosa. Stronzo, no, adesso non ma non sta. Se la ricorda più nessuno. Sto scherzando. Come non si ricorda più nessuno? Io, cioè, da quel momento lì, da quando era uscita quella roba lì sul, sugli insulti, ma no, non se lo ricorda più nessuno. No, ti giuro, guarda, simpaticissimo. Simpaticissimo, no, è terribile. Lui è falso veramente come Giuda. Cioè, quando lo senti parlare, è terribile. Vabbè, comunque, no, cioè, comunque ripeto, falso come Giuda è sempre ironicamente. Fa sto programma e c'è in Family Feud, appunto, hai due famiglie e ti vengono chieste cose tipo, ah, abbiamo chiesto, ma non riesco a guardarlo. Scusa, me lo devo togliere perché. A tot persone o quella certa categoria di persone, non so, alle nonne, qual è il motivo per cui chiami tuo figlio, perché non funziona cosa. Ok, ok. E fanno questo sondaggio e quindi c'è la classifica di... Ma dove sono loro, scusa? Ci sono due famiglie. Ah, ci sono due famiglie. C'è uno studio. Ok, ok. Due famiglie, capendo, okay. Una opposta all'altra. Ah, ma ho capito qual è. Ok, e quindi, che ne so, gli dico, abbiamo fatto sto sondaggio chiedendo sta cosa... E quindi poi ogni famiglia deve dire secondo loro cosa è emerso dal sondaggio. Carina come cosa, ma secondo me è un format americano, mi viene da... Sì, si chiama Family Feud. Ah, l'hai detto prima, scusami, è vero, perché l'avevo visto. E in Italia visto... è arrivata adesso, okay, e sta. Si chiama Famiglie d'Italia. Ma caspita, bellissimo format, lo dai in sin. No. Tra tutti quelli a cui puoi dare, ma dallo a Bonolis, tipo Bonolis. Forse ha detto anche forse no. Ha detto no, vabbè. E vabbè, scoperto vabbè, sta carina cosa, come cosa ho visto che stanno ridando quattro ristoranti. Ok. L'ultima che io non avevo visto. A me manca. Quindi qualche pezzo sono riuscito a vederlo. Perché fanno sempre orari un po' strani, tipo la sera o a pranzo, vabbè. Poi cos'è che ho scoperto? Fammi pensare. Ho visto un film. No, più di uno, credo. A parte che, come lo dicevo... Dov'è che lo dicevo? Non mi ricordo dove. Ho scoperto che esiste il Re Leone 1.5. Re Leone 1.5? Cos'è Re Leone? È su Disney Plus, non l'avevo mai visto. Ok, ok. È Re Leone 1.5. Beh, tra l'altro Disney Plus mi sta alle calcagna perché okay. Sta capendo che l'abbonamento non l'ho fatto io, ma l'ha fatto un'altra persona da un'altra parte d'Italia. E quindi tutte le volte mi chiede l'accesso, mi chiede i numeri, mi chiede le robe. Beh, mi dice, fanno tutte, sembra che il tuo nucleo familiare sia così. In giro per il mondo. E quindi veramente tutte le volte mi deve rompere le palle. Ma io riesco continuamente a fregarlo. Comunque ce la faccio comunque. Vabbè, non è che lo freghi. No, vabbè, chiedi sì, a sì, chi sì, ha sì, l'accesso. Esattamente. Che di darmelo, però sta incominciando a diventare una rottura. Però no, vabbè, beh, niente. Posso dire che costa 5 euro al mese. Anzi, vabbè, adesso c'è la promo che ho fatto io 3 mesi, 2 euro al mese. Sì, e come faccio a comprare il 10 ottobre? Ah, tra l'altro, domani è il 10 ottobre. Ah, domani è il 10 ottobre, ok. Cosa succede? Esce Dragon Ball Sparking Zero. Come faccio a giocarci se devo pagare 5 euro al mese? Cosa chi se ne frega? Io devo star lì a menare. Quindi ha già abbandonato Throne and Liberty. Throne and Liberty? No, ci gioco. Sono due giochi diversi. Uno lo faccio così in polleggio, l'altro entro dentro. Allora, Throne and Liberty ancora per me è un MMO che è uscito. Ma vi invito a provarlo. Comunque gratis ci sta. Io gli do ancora 3 possibilità. Proprio il numero. Devi giocarci con Nels. Esatto, ci gioco con Nels. Devi cambiare una volta con te. No, devi cambiare server e andare con Nels. No, Nelson è nello stesso no, server. Ha cambiato. È andato nel server dove c'ha, ha detto che c'ha i suoi amici. Ah, allora non scemo. Io è non lo server. Ma è il server quello tipo. Penso che sia dove c'è Curro Lidi. Ah, io non ricomincio il gioco. Cioè, io non devi come ricominciare il gioco. Ah, posso semplicemente è un MMO, switchare. Certo. Ah, ok, non lo sapevo. Beh, vabbè, scusate, cos'è che sto dicendo? Vabbè, ho scoperto di Citerre Leone 1.5. Che di base è una. Però l'ho visto un po', poi non ce la facevo. Non riuscivo a concentrarmi, un po' stanco. L'ho mollato. Però di base sono Timon e Pumba. Ok. Che sono come fossero al cinema. Ok. Che proiettano, sì. Guardano sta proiezione. Del Re Leone? No, di come loro, diciamo, è dietro le quinte del Re Leone. Cioè inizia il racconto di Timon che ti fa vedere cosa come faceva. No, cosa faceva Timon nella vita prima di incontrare Simba. E ad esempio una cosa. È andato bene, cioè fatto sì, bene. Sì, è uguale ok, bello. E ad esempio una cosa figa è che. Ma dicono che è Re Leone 3.
No, è Re Leone 1 e mezzo. Ok. Poi è uscito nel 2004, quindi può essere che sia il 3, però c'è scritto Re Leone 1 e mezzo. Ok. Siamo calmi. E può essere che sia il terzo. A me fa straridere che tra tutte le cose che tu potevi vedere hai guardato perché non sapevo. No, ma ho guardato un po' perché ero curioso. E a un certo punto lui incontra Pumba. Ok, sì, diventano amici. Sì, più o meno, perché di base Pumba gli confessa di essere uno che fa scappare gli altri animali. Ok, okay. Ma involontariamente, perché ha sto problema con i peti. Eh beh, certo, è vero. Ok, e quindi Timon è felicissimo, perché dice: cazzo, ho trovato uno che mi difende. Certo, perché tutti gli altri scappano, quindi perfetto. E erano entrambi da soli, perché Timon aveva fatto un po' di cazzate e l'hanno buttato fuori dalla sua community. Vabbè, chiaro, chiaro. Vabbè, perché era un po' losco Timon. No, è scemo. Ah, è semplicemente scemo. Ok. Sì. Ma infatti brutto, cioè tristissimo che venga isolato. Perché vabbè, ma parla proprio golf. Di questo. Cioè, la cosa figa è che un leone, un ippopotamo, come si chiama, un facocero e un... è un meerkat, che non so cosa sia in italiano. Come si chiama? Un cane della prateria. Te lo giuro, non è un cane della prateria. Timon è un cane. È un cane. No, non è che il cane della prateria è un cane. È un cane della prateria. È un cane della prateria. Ah, scusami, è un suricato, è vero. Ah, un suricato. Ecco, un suricato. Un meerkat. Ho un po' sbagliato. Un suricato fa ridere che loro si trovino insieme, perché non so se hai presente che di solito il leone mangia con gli altri due animali. Quindi è figo che loro creino una balotta di disadattati. Perché anche comunque Simba è un disadattato, cioè uno che viene rifiutato. Ah no, vabbè, certo. È quella disadattato, tutto. Esagerato. È uno sono che dei disadattati, cioè uno che fa peti. È stato escluso. No, vabbè, sì, esclusi, scusami, non volevo dire disadattato. E no, cosa succede? Che a un certo punto loro viaggiano per cercare questo posto bellissimo, sì. E quindi viaggiano verso la roccia, quella famosa da cui Rafiki tira certo, su. Certo, tra l'altro certo. Rafiki che ha incontrato Timon. Ah, ok. E gli ha fatto capire che lui doveva andare verso là, okay. Tipo, ha detto guarda oltre l'orizzonte. Che tra l'altro, se tu guardi, è incredibile, perché io mi ricordo che riguardando Re Leone d'adulto, Rafiki incarna proprio la figura del sì, lo sciamano, ma proprio fatto duro. Cioè, nel senso che sembra proprio strano. Beh, come per esempio. No, è criptico, ma non capisci se è criptico che ne sa o è criptico che ha esagerato con la roba. Ah, vabbè. Cioè, capito? È un po' quello. È proprio lo sciamano strano, certo. Cioè proprio un fattone. E loro arrivano per caso proprio nel momento in cui Rafiki tirava su Simba. Ah, vabbè, quindi nel momento iniziale del Re Leone. Stupendo, e no, stupendo. Cosa succede? Hai presente che a un certo punto, quando tirano su Simba, tutti gli animali si inchinano. Sì, è vero. E lì si scopre perché. Ok. Praticamente, ve lo dico, tanto lo guarderete mai. A un certo punto, Timone e Pumba erano in fondo, in mezzo a tutti questi animali. Cioè. E Pumba tira un peto fortissimo. E quindi quelli vicino si buttano per terra storditi. Okay. E gli altri pensano che sia che tipo, quindi bisogna inchinarsi, bisogna buttarsi giù. E quindi si inchinano tutti gli animali. E quindi di conseguenza, cioè, loro hanno sputtanato una scena epicissima. Dicendoti: guarda, in realtà è stata tutta generata da un peto. Cioè, esatto. È un po' tipo il cinepanettone del Re Leone. E c'è lì il, come si chiama? Come si chiama il pennuto? Ah, vabbè. Zagu. Zagu. Non si chiama Zagu? Zagu. Vabbè. Zazu. C'è Zazu che dice tipo a Mufasa: e guarda, si stanno inchinando piccolo. Tutti in forma di rispetto. In realtà invece è per quello, certo. Tra l'altro, secondo me loro poi dopo un po' lo chiuso, mi hanno rotto le palle, non c'ho voluto. Ah, è vero, Sante Sana. Secondo me non hanno. Perché i doppiatori mi sembrano giusti. Sì. Però appunto non ci sono tutti, quindi secondo me parla solo chi hanno pagato. Hanno preso, per doppiare, certo, quindi... chiaro. Incredibile. Vabbè, questa roba. Vabbè, grazie per avermi dato questa roba. E come ha detto Totta, che invece di guardare quello potevo guardare Toy Story, avevo pensato di guardare Toy Story. Ci stava di brutto. Però Toy poi Story. Non niente, guardato. Poi hai detto, ma era, poi tra l'altro ti potevi sparare tutti i film uno dietro l'altro. Ma è che era figo. Stancante, cioè il mio problema è che in questi giorni non riuscivo Toy Story a trovare... Non è stancante. No, cioè vabbè, ero stanco in qualsiasi modo, cioè stavo sul divano stanco, in piedi stanco, seduto stanco, non riuscivo a trovare una posizione. Ti racconterò questo aneddoto che effettivamente mi fa ridere, perché io mi ricordo che stetti male mentre guardavo Vikings, ok? E fa ridere perché a un certo punto il protagonista Ragnar. Hola! Poi Ragnar ha a un certo punto durante le varie stagioni un febbrone della Madonna. È il protagonista. È il protagonista. È il protagonista. Ha un febbrone della Madonna. Poverino, e ha tipo delle allucinazioni. No, però sta molto. Non faccio spoiler. Come fa a sapere?
che ha il febbrone. Al termometro. No, non sappiamo se è esattamente un febbrone, però nel film ti fa passare che abbia un febbrone. Vabbè, sta male. Cioè, hai presente quando il protagonista di solito nei film sta male? Delirante. È delirante, ha letto che gli mettono sopra l'asciugamano sulla fronte. E mi ricordo, mi è venuto questo ricordo, che io ho molto presente quella parte lì di Vikings solo perché stavo male, anch'io. E quindi io mi ricordo che io mi ricordo che ero dolorante e con Ragnar di fianco dolorante, tutti e due con il febbrone, e mi ricordo proprio questo flash di io che sto guardando lì un po' morente insieme a Ragnar, che anche lì non sai se riesce a campare o meno. Ed è bellissima questa cosa, cioè mi ha proprio fatto immedesimare nella sua condizione di vichingo che va in battaglia. Saresti morto probabilmente. Io penso sarei morto tipo a 2 anni, penso, nel medio. No, dai, fai 5 con... 8, 5 è una vita piena. 5 è una vita piena. 5 è una vita piena. Ho già fatto tutto. A me Vikings non è piaciuto, però io non avevo chiesto pareri. Non sono riuscito a continuarlo. Non so, da metà prima stagione riprende. No, guarda che Martina, cioè provaci, perché in realtà secondo me è molto bello. Verso comunque le ultime stagioni a me è annoiato, perché poi prendo un altro filone, ma non posso fare spoiler. E sulla cultura norrena volevo vedere il cartone di Sinder che è su Netflix, però non so che cosa sia. Non ho assolutamente... C'è scritto Snyder comunque. Ah, ops, non so. Ho fatto, magari si legge Sinder, dislessia. No, di Snyder, è vero, è uscito un poi adesso tra l'altro lo conosci. No, lo conosco perché l'ho visto e mi ispirava anche. Cioè, proprio ho detto assurdo, cioè Snyder ha fatto questo cartone tutto su... Dai, è quello che ha fatto il cattivo di un videogioco. No, i film quelli sul come si chiama? Sulla DC. No, forse non è lui. Vai a cercare Snyder, però il film sulla DC. Aspetta. Dai, il regista Rebel Moon Part 1, sì, Zack Snyder, Zack Space Fantasy Plot Directors. Qua, Zack Snyder, quello che ha fatto. E che io tra l'altro non ho mai visto i suoi film. Li ho sempre evitati. Dai, ha fatto tutti l'universo DC con Superman, Batman. Non li ho mai visti. Niente di niente. Zero proprio. Ok, che vengono un po' criticati. Vabbè, lui ha fatto anche Watchmen, ok, questo non lo sapevo. Watchmen. Ha fatto Rebel Moon recentemente, quello che è uscito su Netflix? Ti dice qualcosa? No. No, niente. Justice League, presente? So che esiste. Ok. L'Uomo d'Acciaio? Vabbè, Superman. Ah. Con lui. L'ha fatto Snyder? Non ho mai visto. Ah, niente. No, cioè, per me non esiste quel mondo proprio. Perfetto, ottimo. Vabbè, ha fatto quello, mi aveva incuriosito, però alla fine non mi ci sono. Ah, è vero, ha fatto anche 300. 300 l'hai visto? 300 l'ho visto. Perfetto, ha fatto anche quello, perché lui ha un però po'... Era un... C'è troppo entusiasmo. No, però 300. lui ha cioè molti lo criticano. È uno dei suoi primi, il secondo. Esatto. Dopo L'alba dei morti viventi. Che io tra l'altro... Ma è mega famoso L'alba dei morti. Sì, penso di averlo visto. Ah, perché lui è giovane. No, però tra l'altro lui viene molto criticato come diciamo regista, okay. E sceneggiatore. Però è una roba che effettivamente ha come sua roba particolare, che cerca di rendere tutto epicissimo. Cioè, pensa solo a 300, tutte quelle immagini assurde, sembra quasi di essere una sorta di sogno, ok? È un po' tutto surreale, ok? Sì. Però... quell'epicità lì effettivamente può gasare e magari vederla in un cartone, poi non so effettivamente quanto ci abbia messo nel cartone, cioè di suo dico, o se ci abbia soltanto il nome lì messo lì a caso. Però sarebbe il Moon, o è un'altra roba? No, è un'altra roba, perché l'avevo visto su Netflix recentemente. No, perché Rebel non Moon? C'è su Wikipedia? Non lo so, non ho idea. Beh, ma ti considera che l'ho visto qualche giorno fa, Non ti ricordi il nome? Mi stai chiedendo troppo, chiedendo troppo. No, comunque, visto che parliamo di film, dobbiamo parlare del... Ah no, prima stavamo parlando di film che c'entrano con l'Italia. Ho visto ieri il trailer, che penso che sia ambientato però non a Roma, ma secondo me a Napoli. L'abbiamo visto insieme a Pingu, e anche Pingu era esaltatissimo, del nuovo film di Muccino, che deve uscire, e penso che entrambi lo andremo a vedere, perché non abbiamo capito nulla. Lingua originale. Subito ha voluto specificare Pingu in lingua originale. Ci ha detto assolutamente versione originale. Sì, ti conviene. Sì, ci conviene. Però noi, io ieri insieme a Pingu sono andato a vedere Joker, che tu non sei voluto venire a vedere. Bene, volevo essere sicuro. Lì palesemente tu potevi venire a vederlo, ma hai voluto risparmiare sul biglietto. No, avrebbe affaticato domani, molto. Ok, vabbè, comunque. Però si è risparmiato dei soldi. Hai risparmiato dei però soldi, però mi è dispiaciuto, bravissimo. Perché secondo me era figo. Cioè, più che altro è da vedere al cinema. Chiamiamo Pingu! È da vedere al Pingu! Cinema. Dove sei, Pingu? Pingu! Non sta arrivando Pingu, il ragazzo. Forse non vuol venire. Magari è svenuto. Sta arrivando Pingu! Come on, Pingu! Allora, devo dire che eravamo un po'... Pingu, voglio te. Quello lì, Pingu.
Ah, grande Messerazzone. C'è poi anche non, la sedia, se non, non mi hai detto nulla se ti è piaciuto il video. Cioè, se l'hai apprezzato. Vabbè, dopo ne parliamo. Ah, ok. E, sì, intanto si prepara. Esatto. Ma c'è lo sgabello, se vuoi. Così stai comodo. Ah, vuole stare in piedi. Bellissimo, se ora incomincia con un assolo incredibile. Aspetta che intanto si sistema. Perché non arriva? Con calma. Check. Prego. Check. Allora, siamo andati a vederlo contro tutti. Io e Pingu. Perché siamo andati a vederlo. Joker, Joker. Non avevo capito di cosa vuol dire. Siamo andati a vederlo contro tutti perché ci avevano fatto del terrorismo prima di andarlo a vedere. Incredibile. Cioè, allora, tra l'altro, Nelson era arrivato e ha detto: no, è andato sì, di Nelson merda. Gamba tesa proprio. Gamba tesa, tipo le prime robe che mi ha detto. È stato. Anche a me l'ha detto, schifo, è vero. Lo stanno massacrando. Non sta facendo il giusto guadagno. Dicono che Lady Gaga sia inutile. Dicono tutto. Senza averlo visto, senza, però. Cioè, sempre, cioè, vabbè, lui ti ha riportato quello di cui si discuteva sul web. E poi faceva ridere perché ieri alla fine io avevo preso la decisione di andarci. E non l'avevo invitato, quindi se l'è presa perché non l'avessi invitato. Cazzato. Cosa? Gliel'avevo detto. Perché, però non l'ho invitato io. Vabbè, ok, tu. Però quando vabbè, avevamo mangiato io, Pingu e lui in mensa, ne avevamo parlato. No, e gli ho detto, guarda, se vuoi. Non conti un cazzo, l'invito deve arrivare direttamente da me, se no si incazza. Vabbè, comunque sta di fatto che gli dicevo, vabbè, ma dai, vieni, tanto ci sono dei posti prenotati. Lui mi fa, no, non vengo a vedere un film di merda. Va bene, ok. Ok, non venire a vedere. Solo film belli. Vabbè, comunque mi aveva dato una bella massacrata. Però alla fine, cioè, sono abbastanza abituato a queste massacrate qua. Da parte di Nels, che magari si informa un po' prima. No, c'è una persona che mi ha massacrato ancora di più. Ah. Nick. Nicholas. Nick è arrivato. Sì. È arrivato. Perché fa, lui l'ha visto. L'ha visto ieri, tipo. Ah. E mi fa. No, Vez, cioè, risparmia i soldi. No, non andarlo a vedere. L'ha visto la settimana scorsa. Ah, tipo. No, la settimana scorsa. No, non so, a inizio settimana. Non l'avrei mai detto. Sì, sì, l'ha visto. Sì. Ma secondo me gli era piaciuto il primo. Beh, il primo è insomma. Ricordo tra l'altro, cazzo. Pingu se l'ha recuperato il giorno prima. Fatto bene. È stato bravo, ragazzi. Ma non lo so se è fatto così bene. Cioè, no, dai, però tu avevi. Io guarda che alcuni personaggi non me li ricordavo perché è molto collegato al primo. Quando è entrato in scena il nano, hai detto: ma chi è questo? A un certo punto entra in scena questo attore nano. Che è uno dei personaggi secondari nel primo film. Io ti giuro, l'avevo completamente cancellato. Poi quando me l'ha detto, Tonno si è girato e mi ha detto: ma questo chi cazzo è? Sì. Ma che cazzo è? Non so chi sia. Oh. Sta di fatto che Nick mi continuava a dire: no, guarda, risparmia soldi, così, no, secondo me non ha senso. Cioè, ci sono tutte queste musiche a caso, perché ricordiamo, comunque è a questa formula del musical, ok? Sì. Quindi ci sono parecchie canzoni dentro. Non a caso. E diceva: no, ma come me lo diceva lui, non mi diceva sono contestualizzati, mi diceva: ce ne sono troppe. Cioè, dopo un po' ti rompi le palle e vuoi uscire fuori. Basta, non ne puoi più che loro continuino a cantare. Quindi io ero lì. Cioè, tra l'altro, insomma, io comunque per me è un investimento. Vado in un determinato cinema, ci metto un po' ad arrivare in quel determinato cinema, pago anche di autostrada. Insomma, cioè, nel senso, è tutto un'impalcatura importante se vado a vedere un film. Quindi deve essere bello, cioè non posso andare a sprecare soldi. Sta di fatto che mi siedo, incomincio a guardare il film e fai conto, i primi 40 minuti del film sono andati lisci. Proprio ho detto: caspita, oh, potrebbe essere che non ho sprecato i miei soldi. Cioè che abbia un senso tutta sta roba che sto guardando. Sono arrivato alla fine. Oh, ero soddisfatto. Cioè, ho detto: non è il film wow, ok, ha sicuramente dei grossi difetti. No, non grossi difetti, ha dei difetti, perché non sono poi giganti. Però non facciamo nessun spoiler. Non l'hai già fatti tutti i Robini. Ah, li avevo fatti i Robini. Posso okay, perfetto. Vabbè, scusate. Vabbè, non l'avrei guardato. Non leggete un attimo Robini. Però io vi dico, a me in realtà, vabbè, c'è la sua interpretazione di Phoenix. Che è incredibile. Cioè, no, perché lui è se stesso. No, lui è fuori di testa. Lui proprio ha dato il suo corpo all'anima del Joker. Quindi per me quello è bellissimo. C'è Lady Gaga, che come parlavamo con Pingu, che tra l'altro ha tirato fuori gli appunti. Quindi io sono preoccupato. Non c'è la chat, perché sono mio appena. Ah, no, ci sta. È un po' inutile, ok. Perché con tu ti aspetti che comunque prendendo Lady Gaga. Cioè, nel senso, secondo me il suo personaggio potrebbe essere anche azzeccato. Cioè, secondo me è contestualizzato bene. Non vi dico chi ma va a interpretare. Bene.
io non ho mai visto. Secondo me Lady Gaga naturalmente non recita a livello di lui. A lui non sta recitando. Lui è quello, tu dici, si può essere. Però è comunque, secondo me, come posso dire, ha dignità nel recitare. Okay. Cioè, ci sta. L'unica cosa è che non è sfruttata a pieno. Cioè, tu prendi Lady Gaga, poco, la cacci dentro, gli fai fare degli urlazzi della Madonna, dici, vabbè, bellissimo, esci fuori, dici, wow, 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 wow. E canti come in A Star Is Born. Cioè, io uscivo che ero innamorato, okay? Ok. Invece qua non viene sfruttata, perché ci sono tutte queste canzoncine, ok, che non è che sono brutte, ma sono un po' inutili, cioè sono un po' me. Sono un po' me, esatto. Cioè, ti vanno a raccontare la storia, ma sono tutte un po' piccole. Cioè, se mi fa il musical, io una cosa che, cioè, comunque ne ho visti, ne ho recuperati nel tempo, io vorrei, quando mi fa il musical, una roba teatrale grande. Cioè, mi devi proprio coinvolgere all'interno della canzone. Invece qua è tutto un po' piccolo, cioè è tutto un po', okay, fatto non male, però come se non ci avessero voluto spendere realmente dietro, in magari una bellissima scenografia, magari prendi musicisti, ballerini, robe dietro che potevano starci, perché poi lui si continua a fare dei gran viaggi mentali quando anche canta, okay, e quindi è come se si staccasse dal film. E io mi immaginavo un qualcosa di grande, invece è un po' tutto ristretto. Poi non so, voglio sentire un po' anche di soldi. No, secondo me no, perché poi adesso ti dice anche Pink. No, sì, sono abbastanza d'accordo con questa cosa. E sì, Lady Gaga è abbastanza inutile nel suo ruolo, no, secondo me. Cioè, puoi prenderla, buttarla via, nel senso. E adesso no, ma buttarla via sei esagerato. Dici che è lì solo perché è amica di qualcuno. Ma non so, cioè, magari hanno voluto. Sperimentare questa roba qua. A parte che io sono convinto che sia tutto un troll del regista, per dire, vabbè, mi prendo i soldi, me ne frega un cazzo. Prendi i soldi e scappa. Volete il Joker 2, va bene, faccio una merda, prendo, no, i soldi e via. No, secondo me no, dai, quello no. Ma c'è, a parte che poi ho letto che, cioè, hanno speso 200 milioni. È vero, esatto. Io guardando il film ho detto, ma dove li ha messi? Effettivamente non sai, cioè, dove li ha messi. Stipendi, era quello che aveva sospettato prima. Stipendi, e ho letto 56 milioni per regista più attori. Porca trova. Vabbè, non so, me ne intendo. Tra l'altro, chissà quanto hanno pagato lui, perché lui è sempre in condizioni critiche. Cioè, lui è magrissimo. Sì, Phoenix ha proprio questa trasformazione fisica che fa paura. Cioè, un po' come nel primo Joker. Quindi, secondo me, c'è qualcuno che ha scritto. Ah, Tot ha detto: Phoenix ha detto che per Joker ha perso un botto di chiglia, che non lo farà più, perché se no la sua salute gli fa addio per sì, sempre. Sì, veramente. Secondo me deve essere come un ruolo. Sì, è veramente magro. Veramente. Cioè, poi lui recita in Joker, recita tantissimo col corpo, anche solo col respiro. Ah, okay. Come si contrae tutto, è stupendo. Però io ti dico, l'idea è azzeccata. Cioè, se fossero state delle belle canzoni fatte in grande, secondo me staremmo parlando tutti di Joker come un capolavoro. Joker 2, dico, okay, un capolavoro assurdo. Quindi l'idea, secondo me, del fatto che lui canti è centrata ed è anche contestualizzata in realtà bene all'interno del film, perché comunque tu hai questa trama che a volte loro cantano, ma è sempre abbastanza tutto giustificato. Cioè, non è che dici cantano a caso. Cioè, ci sta il fatto che loro cantino all'interno del film. E altra roba, secondo me, che ha deluso tantissimo è stato il fatto che tu ti aspetti di andare a vedere Joker 2, ti aspetti che lui diventi il Joker, quello pazzo che spacca tutto, invece fa no, esplodere, prende in ostaggio tutti quelli, non so, nel tribunale, fa il casino. Invece non c'è tutto questo, e si basa su un'altra roba che non vi sto a dire, però che secondo me può risultare noiosa. Cioè, che può, la gente magari arriva lì con delle aspettative a palle e dice, ma come, ma questo non è il Joker che mi aspettavo. E quindi per me potrebbe essere rimasta delusa per anche quel fattore lì. Altra roba che dicevamo ieri con Pingu, hanno puntato poco sul fattore dell'assurdo, cioè nel senso, anche nelle canzoni, ok, ci sono due canzoni in particolare in cui a un certo punto il Joker si scatena in una maniera quasi divertente, ironica, ma sempre molto creepy. Se loro avessero puntato tutto su quello e fossero andati verso quella strada, sarebbe andato molto, cioè avrebbe avuto molto più senso. Okay. Invece qualche volta si trattengono con questa roba del creepy, cioè solo qualche volta, che poi non è creepy, come potrei descrivere, forse è tipo violenza scenica, che però potrebbe dare un qualcosa in più. Sì, cioè è un Joker alla fine. È Joker, sì, esatto. Ma magari è una cosa voluta, cioè come per dire, può essere, non idolatrate Joker, brutti stronzi. Sì, sì. Però io vi dico, tipo il finale, c'è un plot twist incredibile, a me è piaciuto tantissimo. Cioè, per quello secondo me è un po' una trollata, cioè, non so. Tra l'altro mi fa ridere perché il plot twist finale l'ho dovuto spiegare a Pingu, perché Pingu cioè, non conoscendo il ma quello dice, no, io intendevo, cioè, una frase specifica. Ah, ok, ok. Ah no, allora forse me la son persa io quello.
No, dai, qua, vabbè. Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Ma me l'avevi ridetta in macchina? Beh, è una cosa che fa ridere, cioè, nel senso ah, che. No, no, è vero, cioè, è vero, hai ragione. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato, è vero. No, non possiamo spoilerarla. Però c'è una roba dentro che effettivamente potrebbe sembrare che tutto il film sia un troll. È vero, è vero. Però c'è anche un plot twist finale che a me è piaciuto molto e che Pingu però non ha colto subito. Ma io non sono molto. Cioè, non ho mai approfondito né supereroi né niente di tutto questo. Tra l'altro molto. Robinia dice che anche nei fumetti non c'è un solo Joker. Ok, e dice okay. Questo non si riferisce al Joker classico. Ci sta. Quindi sì, si vede che ci sono tanti modi di interpretare. Sì, ma sì, infatti. Di raccontare la storia, quel tipo di personaggio. Però sai cosa? Cioè, alla fine io ho pensato, quando vado al cinema, io comunque voglio essere stupito e voglio provare delle emozioni, ok? E mi è successo due Com'era volte. Com'era la temperatura? Qua. Temperatura perfetta, però io stavo col giacchetto, non so, mi sentivo più a mio agio col giacchetto. Però io ti dico, mentre stavo guardando la pellicola una volta, ho sentito proprio del disagio forte. Cioè, okay. Ho proprio detto, caspita, ma non vorrei mai essere nei panni del Joker, quindi già questo top. E poi altre volte ho detto, mi sono stupito perché non mi aspettavo che succedesse quella determinata roba. Quindi ho detto, boh, alla fine deve far questo il cinema, cioè mi deve intrattenere, emozionale. Mi deve stupire, mi deve emozionare. E c'è riuscito, effettivamente. Quindi volume. Io alla fine sono contento. Volume era giusto, ma era giusto, sì, era... Io ho apprezzato tutto. Quindi vi dico, soldi secondo me ben spesi. Non è un film per tutti, non può piacere a tutti, però mi è piaciuto che ci fosse almeno un'idea dietro. Cioè alla fine è quello che io vado a premiare. Sono stato soddisfatto. Te lo consiglio comunque per... Ormai devo aspettare che esca sulle piattaforme. Vabbè, si aspetta. Aspetta. Come vedrò fra anni forse. Beh, magari se te lo guardi a due per secondo me. Guarda che non credo si possa. Vabbè, però cioè, tipo no, le parti credo. Recitate te le guardi normali, quelle cantate due pensavo per. Pensavo dicessi le puoi skippare. Vabbè, skippo le canzoni, insomma. No, le guardi a due per. La musica a due per è molto più bella. Secondo me sì. Quello è indubbiamente. Sì, e tra l'altro sono musiche un po' lente, quindi ci può stare. Potrebbe avere. Ma poi c'è nessuno dei pezzi è memorabile. Cioè, io se devo pensare nessuno. A una canzone non mi ricordo niente. Ah, quello è vero. Anche quello è sbagliato. È un piattume totale. Se tu mi fai un musical mi devi mettere un motivetto. No, tra l'altro c'era una tizia, non so se tu hai visto la tizia quella davanti a noi che ogni volta che partiva una musica sembrava che tipo implodesse. No, cioè, non ne ho fatto. Io avevo una davanti che tutte le volte che partiva una musica lei era distesa così e faceva così, era proprio infastidita da questa cosa. Ma io ricordo di aver avuto dei momenti di svarione, cioè a una certa nelle parti recitate le guardavo attivamente, okay. Quelle cantate andavo un po' via, cioè nel senso ma figo un trip. Ma come il Joker stesso. Sì, ma ero mezzo assopito un avevi mangiato i funghi prima. Sì. Quello. Non vorrei che funghi, potrebbe essere. Però è vero che in quelle cioè secondo me cioè ti deve comunque piacere il fatto che ci sia un qualcuno che canta all'interno di un film. Ah, qualcuno cringe a sta roba, io posso sì, capire, no. Cioè nel senso... Esatto, magari qualcuno lo odia, sì, esatto. E dopo il quarto stacco musicale anch'io ero così, perfetto, vedi, era esattamente quella la reazione. È che ce ne sono tanti, cioè troppi, ce non ne so. Sono. Vabbè, però un musical è così, cioè il musical addirittura a volte non ha neanche parti quasi recitate. Cioè, però questa cosa mi cozza, cioè, non riesco a capire. Però, cioè, ammetti che il contesto, cioè come sono contestualizzate dentro, ci sta alla fine. Ammettilo. Sì, però cioè, nel senso c'è cioè, tipo della recitazione mezza drammatica e poi viene fatta una domanda e la risposta è una canzone un po' melensa ed è così per due ore di film, cioè è un po'... Non so. Non mi sa che non abbiamo convinto Frank a guardare. Ma c'è tanto non mi dimenticherò della sua esistenza. No, però la cosa che mi ha fatto ridere è che poi dopo ne parlavo in auto con Pingu, gli dicevo di guardarsi Batman. Cioè, perché lui ha visto. Ma quale? Mi fa, io ho visto solo gli Spider-Man di Raimi. sono un po' ignorante. Ma io gli ho detto. Ma dici come mondo supereroe? Sì, no, perché... mondo film in generale. Sì, però anche supereroe mi ha detto che non è ferratissimo. Io ho detto non andarti a vedere l'universo Marvel, perché magari non è proprio il tuo. No, vabbè, no, alcune cose sì, però modo del cielo. Cioè, tipo per dire, secondo me Guardiani della Galassia gli piace, però io ho detto, se comunque ti piacciono i film di Raimi con Spider-Man, guardati, non so, tipo Nolan che ha fatto il Cavaliere Oscuro, basta, magari. Valutati. No, dai, non è vero, di cazzate, dai. Dai, alcune robe sono belle, anche soltanto gli detti nemici sono molto fighi lì. Sì, cioè, magari ti può non piacere Batman, però in generale è comunque un film bello, cioè non è tipo la battuta ogni 3 secondi. Ah, no, magari vabbè, non è quel molto. Tipo di film. Io stavo cercando di venire incontro allo Spider-Man. Ah, ok.
Che tra l'altro mi ha tra l'altro ogni volta me l'hai citato, mi hai fatto venire è quello che è uno di Matthew Maguire. Si chiama Maguire lui, sì. Toby Maguire, esatto, Maguire. Infatti mi sembrava strano. Sì, con lui, con il Goblin, mi hai fatto venire un sacco voglia del Goblin, tantissimo, cazzo, bellissimo il Goblin con Dafoe. Poi io ho consigliato anche l'ultimo Batman con Pattinson, che è quello mega depresso. Oh. Che punisce. Ma seguono tutti sti film, sempre sugli stessi personaggi. È che Batman comunque secondo me affascina le generazioni, cioè è proprio una roba che più che Batman sono i nemici secondo me di Batman, perché tu comunque i nemici sono forse i videogiochi, mi ricordo che erano sti nemici. Vabbè, tra l'altro tu lì non a un certo punto ti faccio guarda che quello lì Harvey Dent diventa due facce. E lui mi fa so che cazzo siete però non so se hai visto che alla fine effettivamente diventa due facce. No, non è che diventa, ma ti dà l'assist perché lui diventi due facce. Non lo so, ero troppo frastornato dalle canzoni. Cioè, adesso non voglio fare spoiler, ma si capisce palesemente. Ma vecchio, cioè, te devi capire che io, cioè, per una vita ho guardato solo horror e basta. Cioè, non è, allora, le cose popolari non le ho mai viste. Posso dirti una live solo dedicata ai film horror che hai visto e ci introduce a questi horror. Io ho visto delle trashate incommentabili. Ma tipo, ci puoi fare un esempio? No, non faccio nessun esempio. Ok, vabbè, non faccio nessun esempio, vabbè. Io non capisco quando lo stesso personaggio cambia attore, tipo Spider-Man con tutte le ere. Ma è che ne fanno troppi. Vabbè, ma è perché ci sta che ognuno lo rientra. No, ma fallo ogni vent'anni, non ogni 10. Come Harry Potter, che adesso esce nuova serie, sono tutti diversi. Esatto, okay. Se vuoi. E vabbè, quindi niente. L'ultima roba con cui volevo chiudere è che anche Pingu è mega ispirato dal film di Muccino. Sì, il trailer è incredibile, assurdo, andare a vedere. Incredibile, ragazzi. C'è come posso dire, amore e sesso. C'è bande criminali e inseguimenti stradali. Fino alla fine. Fino alla fine, esatto, fino alla fine. Ma anche quello lo danno in lingua originale. Me lo chiedevo anch'io. Immagino che sì. Cazzo, è ambientato a Palermo, scusate, avevo sbagliato. Palermo. E poi c'è amore. Bande criminali, inseguimenti stradali, vedo l'ora, sesso, guarda. Pistole. Il mio regista preferito. No, ha scritto lui. Non lo so, è il nuovo film di sceneggiatura Paolo Costella. E Gabriele Muccino. Beh, era Gabriele Muccino, esatto. Produttore. Non è, no, però sembra veramente una sparata. Ma non capisco se sei serio. Io ho visto il trailer ed ero obiettivamente gasato. Cioè, ho detto, caspita, non ci ho capito nulla. Vabbè. Però è incredibile. Cioè, mi sembrava proprio la vita di questi criminali che fanno mille robe. E a un certo punto, ovviamente, muoiono ammazzati in una qualche maniera. Ho detto, devo vederlo. Poi Pingu mi ha fatto del sostegno. Allora ho detto, perfetto. Sarà. No, non cercheremo pop music. Tanto ormai sapete tutti cos'è. Sì, è quello. Pop Music è quello del. Quella trasciata del cartone, dici. Sì. Sì, ho visto tutto il trailer. Non ho capito come sia stato partorito, però vabbè. No, era una tizia che aveva dei soldi. Ah, che doveva spendere. Così. Voleva fare un suo prodotto. Ma vabbè, per poter averlo fatto. Soddisfazione personale. Cioè, forse. Vanto pubblico. No, oltre che vanto pubblico, forse, come posso dire, dobbiamo stimare questa persona che comunque ha avuto coraggio. Cioè, bisogna avere coraggio. Ha i soldi. Per... No, ok, ha speso tipo 4 milioni. Ha fatto un investimento. Beh, 4 milioni. Ha preso anche, vero, sussidi pubblici. Ma per quel discorso statali, che vi facevo prima, che in Italia, insomma, dopo il Covid, certo. Continuiamo. Ma lo andremo a vedere, Pop Music? No. Non credo. Perché penso, non andiamo a vedere? Ma penso, magari ci prende un tolto. Okay. È durato tipo pochissimo. Ok. Sto aspettando il 2025 per il film degli Skibidi Toilet. Ah, ma è vero, ma era incredibile. Incredibile che Pingu si sia aggiornato su questa roba qua. Sì, cosa tira fuori Michael Bay su questa cosa. È vero. Che era quel fenomeno che avevamo già tirato fuori una volta in una live, Skibidi Toilet, che è quel, come si può dire, cartone, ok? Tutte le volte non so come definire. È una serie animata fatta con SFM. Sono era l'onde radio. No, è il software quello di Valve per fare le animazioni. Okay. Ah, assurdo. Ed è diventato una roba viralissima sui social, in particolare TikTok. E quindi
Pingu per TikTok perché dice perché che io lo non usa ce l'ho, molto. No, perché io non ce l'ho, no, lui ce l'ha neanche, non ce l'ha neanche lui, ok. Però mi ha fatto ridere perché io, cioè, ero completamente fuori da questo mondo. Però Pingu è stato coraggioso e ha detto: mi ci voglio addentrare, voglio capire la trama. E ha incominciato a guardarlo. Ah, okay. E per poi dopo arrivare al film. Ma capito? Secondo me è necessario. Cioè, Della vita, soprattutto per, sì, per questo lavoro, soprattutto. Ah, okay. Ma tu non ce l'hai presente di quella testa che esce fuori dal gabinetto? Niente, proprio non hai visto niente. Come si scrive? Secondo me così ti dovrebbe comunque venire fuori. Videos of skin. Non hai mai visto questa testa qua fuori dal gabinetto? No, ok. Ma non so cosa sia. Ma lascia perdere. Ok. È il degrado di una generazione. Che roba assurda. Però è diventato viralissimo, cioè incredibile. Ma scusa, si sa chi l'ha fatto? Sì. Ah, ok. Si chiama The Fuck Boom, tipo. Ok, ok. Il tizio. Ah, è vero, lo dice lì. Sì. The Fuck Boom. Quindi è una persona sola comunque che lo sta facendo. Cioè, il canale The Fuck Boom del signor Alexei Gerasimo. Ed è sì, è questo tizio che faceva animazioni varie, boh, abbastanza creepy. E poi ha iniziato a fare questa cosa. Però qua c'è una storia che si sviluppa, capito? Sì, più o meno sì. Cioè boh, vabbè, andremo a cercare. Cioè, guarderemo su YouTube. Roba da generazione sì, alfa. Allora, su YouTube, su YouTube c'è il video YouTube integrale con tutte le clip, tutte le stagioni. Ah, in stagioni. Dico, quando me l'ha detto, ho detto: ma sai che quasi quasi uno schibitoide. Ma te lo perdi. Quella cioè, da vedere in Atmos. Cioè, ma c'è del doppiaggio. Sai che non lo so. Non ho idea. Vabbè, capiremo. Detto ciò, cosa ci rimane? Ah, tra l'altro io a un certo punto devo staccare perché poi devo incominciare a preparare tutte le varie robe. No, stavo pensando, vabbè, poi vi devo aggiornare sulla situazione insetti a casa mia perché come avevo detto nelle note audio li sto allevando. No, non so se li sto allevando oppure dove sono, vabbè, comunque ho dei piccoli problemi e, però io direi che lo tengo per un'altra live, cioè me lo tengo al sicuro in un'altra live tutti questi argomenti qua. Vuoi ho dei vocali? Va bene, però veloci. Ah no, adesso stacchiamo. No, abbiamo tempo, abbiamo 5-10 minuti per i vocali. Poi devo incominciare a fare delle robe, devo un attimo controllare. Ma se vuoi ti consigli un film. Vai, consigliami un film. Non mi ricordo come si chiama, però. Il Re Leone 1 e mezzo. No, l'ho trovato su Disney Plus a caso. Ah, Micido che ci chiede, sapete niente dell'uragano? C'è stato un uragano in America? Minchia, sì. Da un botto. Ah, me lo sono cioè, completamente a spostarsi. Me lo sono completamente perso. Io ho letto che dovevano evacuare 5 milioni di persone. 5 milioni? Sì, pensato proprio da americani, perché in Italia non riusciremo a evacuarne 5.000. Madonna, sì. Ma non è vero, ma figurati. Scherzo. Ma pensa quando c'era la cosa dei Campi Flegrei. Vabbè. Scusami. Chiedo scusa. Come cavolo ora ritrovo? Dicono, ora dovrebbe toccare alla Flore. Ma scusa, sì, non esatto. Si arresta? Cioè, nel senso, continua ad andare... Quanto pare, sì. Ha beccato, sì, tutto. Prima North Carolina, South Carolina. Ma è andato giù. Ok. E sta facendo vabbè, un gran casino. Perché sai, loro sanno da sempre. No, sai? No, certo. Parla certo. A livello di Katrina di 20 anni fa. Ah, minchia, pesissimo. Beccò okay. New Orleans. Ma, scusa, è già morta della gente per questo sì, ragazzo? Sì, migliaia. Okay. Migliaia? Non mi ricordo se centinaia o migliaia. Minchia. Però sì, ne hanno di morti. Okay. Vabbè, ma in teoria ha anche aumentato la sua potenza. No, ma più che altro assurdo la cosa dell'uragano che duri così tanto. Io pensavo durasse molto meno. Ma aspetta, ma noi uragano stiamo intendendo la stessa roba. Quello è tornado. Ah, tornado. Ok, uragano è semplicemente un enorme fenomeno atmosferico che c'è in quella zona. Però è una zona enorme, cioè è grande come tutta l'Europa. No, io pensavo un tornado gigante che non si riusciva più ad arrestare. Ah, no. Insomma, no, ma perché poi appunto ci sono momenti in cui appunto tira il vento come dicevamo a 250 km, poi si placa un po', poi riparte. Dicono, Gaia dice, prima era una tempesta, poi è diventato un uragano. Okay. Non so adesso come... Solite controllo, ma assurdo. Però sì, è la cosa di cui si parla di più adesso per gli Stati Uniti. Sì, becca, adesso è tra Cuba e la Florida. Ok. Passerà da Tampa. C'è proprio tutta la traiettoria. Sì, sicuramente però, cioè, non loro non sanno prevedere quando finirà. Non lo so. Cioè, non è una roba che tu puoi prevedere. Dici, vabbè, a un certo punto l'uragano, boom, finisce. Non credo sia una roba così matematica. Pazzesco. Come sappiamo del meteo. No, per amore del cielo, no, certo. Però sicuramente avranno più o meno un'idea. Però sì, non sono messi bene, insomma. Era pesissimo. Però scusa, 5 milioni di persone che quindi loro evacuano e quindi nelle zone in cui abitavano viene tutto distrutto. In teoria da questo uragano qua, perché c'era un vento fortissimo. Le case. E volerà via tutto e verrà tutto ribaltato. Ma era pesissimo. Siano le case così. Ottimo.
Ma no, il film che ho visto per caso su Disney Plus, okay, me lo sono guardato, si chiama Young Woman and the Sea. Ah, lo volevo vedere. Oh, non me l'hanno fatto vedere. È la ragazza che attraversa lo stretto di Messina. No. È la Manica, l'English Channel. Che scusa. Ma è bello. Con Daisy Ridley. Secondo me è molto bello. Mi ispirava un botto, però non sono riuscito a convincere. Non ha preso dei gran voti, okay, ma invece secondo me okay, perché merita sarà molto. Tutta la storia di questa atleta che cerca di fare questa impresa qua. Ah, figo. Però che... ovviamente siamo nei primi del Novecento, quindi c'è anche tutta la questione che delle donne a cui non vogliono fare sport okay, eccetera. Okay, figo. Quindi ci sta. Quindi lei deve andare anche contro, diciamo, un po' le varie istituzioni, tutto il sistema. Okay, vabbè, quindi no, è figo perché è una storia vera. Non ho capito quanto sia romanzato, no, alcune cose sì, però cioè su Wikipedia non è che dica più di tanto, però cioè, è figo, interessante, consiglio. Mi ispirava un botto, però non sono riuscito a convincerla. Assurdo, perché Daisy Ridley li interpreta una ventenne praticamente. Ma chi è Daisy Ridley? Ne stai parlando come se fosse tipo l'attore Star più famoso Wars. Star Wars nuovi, degli ultimi lei ok, sì, ok, sì. Cioè, ho capito. Ah, no, lei non mi piace come recita, però perché? Boy, Star Wars io la odiavo abbastanza. Vabbè, ma perché ti ha fatto cagare la trilogia? Mi ha fatto cagare la trilogia e l'ho bannata come attrice. Però non ho bannato Adam Driver, che secondo me è molto bravo. Kylo Ren. Madonna, lui non fa recitare. No, lui è fortissimo. No, incredibile. Ti devo consigliare dei film dove guardare. Ho visto Last Due, beh, bellissimo. Grazie mille Fanny Channel per l'abbonamento. Ma la Manu chiede, io ancora mi chiedo come mai in America con tutti quegli uragani continuano a fare case praticamente di legno. Ma secondo me è fatto proprio apposta. Cioè, nel senso, viene distrutta e la ricostruiscono in pochissimi secondi. Come noi invece in Italia abbiamo Salvini. Tra l'altro, se farà il ponte indistruttibile. Indistruttibile. Ha detto che se c'è un terremoto il ponte... Ma come fa a saperlo lui? Vabbè, perché... No, lui ha detto... i miei ingegneri suo team gli ha detto che il ponte sarà così stabile che se ci fosse un grande terremoto come quello che ci fu 100 anni fa eccetera, c'è proprio la guffata e non rimarrebbe niente su in piedi in tutta la Sicilia e la Calabria tranne che il ponte. No. Che quindi mi viene a dire scusa, ma cazzo, magari mettiamo in sicurezza tutto il resto invece di fare il ponte. E si è proprio tranquillo. Ho detto, no, il ponte sarà l'unica cosa a rimanere. Non è una bella uscita, poi se ci pensi. Scusa. Per chi abita lì, che dice. Non mi sembra una buona idea. Un po' come dire, le altre robe dall'altra parte fa un po' merda, ma il mio ponte comunque rimane su. Poi, tra l'altro, se l'è gufata tantissimo. E poi io, ripeto, non ci andrei così tranquillo sui ponti in Italia. Cioè, nel senso, non è una roba su cui mi esporrei. Ma anche in America, invece, ho scoperto, hanno mega problemi da questo con punto i ponti? Di vista. Ah, ok. Cioè, hanno fatto le stime che sono servirebbero tipo centinaia di miliardi per sistemare tutti i ponti tutti degli ponti, Stati Uniti, okay. E che ce ne hanno tantissimi che sono a rischio ed è una roba di cui si sta parlando. Che possono proprio crollare un momento. Sì, ma gliene è crollato anche uno da poco, okay. Cioè c'hanno mille ponte problemi. Il ponte è una struttura complicata. Era crollato anche quello tempo fa, ma perché aveva centrato una nave in pieno. Sì, no, vabbè, quello me lo ricordo. No, quello me lo ricordo, ne avevamo parlato. Però sì, insomma, la questione ponti effettivamente riguarda poi tanti, tanti posti. Ma perché appunto, cioè, noi abbiamo sta cosa per cui molte cose sono state costruite nel dopoguerra. Certo. 50, certo, 60, sì, sì. 70, quando giravano più soldi e quindi adesso poi iniziano a deteriorarsi. No, certo. Bisogna certo, spendere per sistemarlo. Quindi consiglio quello e grazie. Se volete consiglio anche Alice in Wonderland. Non l'avevi mai visto? No, ok. È quello di Tim Burton? Sì. Ah, carino, no, dai. Ci sta. Ho scoperto adesso la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ah, non la sapevi? Ma scusa, non avevi mai visto il cartone animato? Mai visto il cartone? No, vabbè, ho solo dei flash di qualche scena. Ma leggi il libro a sto punto? Prima o poi. Vabbè, tra l'altro il libro... Cioè, però penso sia molto difficile da leggere. Ah, vabbè, in lingua originale forse sì. Perché lui Carroll era uno che giocava molto con le parole, cioè okay, tutti questi doppi okay. Però assurdo che ieri mentre guardavo Alice in Wonderland, sì, è uscito sul Post un articolo su Il cappellaio matto, che io odio. Vabbè, sì, odio per colpa della Disney. Io è una delle poche scene che la canzone ancora... la conosco. Porca troia. È una di quelle scene che ancora mi dà un fastidio tremendo. Non riesco a sopportarla. Cioè, io darei sia schiaffi al cappellaio, ma forse è fatto apposta per prenderlo, sia schiaffi lui sia al coniglio. Io tutte le volte che lo vedo mi mette un'ansia terribile. È forse una delle parti peggiori dell'animazione Disney. Vabbè, in generale. Vabbè, non lo guarderò. Non guardi neanche il cartone. Beh, guardalo il cartone. Ho visto il film. Vabbè, non esageriamo.
Direi che siamo a posto. Direi che siamo a posto. Totta comunque dice: boh, Frank, io ancora non capisco come tu possa starmi simpatico pur sapendo che non hai mai visto Toy Story, c'è, né Alice nel Paese delle Meraviglie. Vabbè, Totta, sono tutte come si collegano, non lo so, ma poi sono esperienze che comunque può recuperare, cioè nel senso non credo lo farò. Perfetto. No, è divertentissimo. Frank è molto meglio il cartone. No, ma come possibile? Ma io Frank lo guarderei. Ma diciamo che Alice nel Paese delle Meraviglie Disney mette molta ansia in generale. No, Alice guardalo. Beh, quello di Tim Burton, cavolo, è strano. Sì, è me lo ricordo poco. A un certo punto c'era Hathaway, non me l'aspettavo. Fa la regina bianca. Ah, ok. Okay, okay. Ah, perché è vero, invece nel weekend, visto che... Ma tu hai fatto una vacanza di un mese, cioè hai fatto un botto di robe. Sì, un weekend. Cioè guarda, c'è anche Pingu che ti sta invidiando. Vabbè, ah, quando volete si può vedere un film. Va bene, una bene. Serie metterli. E no, ho rivisto Il Diavolo Veste Prada. Mi sono continuare a menarlo. Il miglior film. E invece no, l'ho proprio rivisto dicendo: ma non è scemo, cioè, no, non è sto gran film. No, me lo ricordavo molto meglio. No, la trama fa schifo. No, è bellissimo. È bellissimo dall'inizio. E soprattutto ci sono dei personaggi che non hanno senso. È un comfort film. Cioè, nel senso, è proprio te lo guardi, sei tranquillo, no, sei felice della vita. No, bellissimo. Dai, ma ci sono delle scene incredibili. No, niente. Vabbè, mi dispiace. Anche lì il tipo che ci prova con lei. Ah, sì, è vero. È fatto malissimo quel personaggio. Non far spoiler che qualcuno non l'ha mai visto. No, vabbè, no, è piaciuto un botto. Non ti è proprio piaciuto, zero. No, boh, mi ho detto, ma me lo ricordavo molto meglio. Ma te la devi meglio, proprio un po' una commedia un po' così. Sì, però cioè, passa molto il tempo a dire: ma non ha senso che lei faccia così. Ah, ok. Ah, scusa, ma si molla col tipo, va letto con quell'altro a caso. Ci sono un po' di tensioni durante il film. Beh, però il Mary Strip è bravissimo. No, fuori di testa. Cioè, per quel ruolo lì non ha nessun senso. È assurdo. The Post è più bravo, però lì. Emily Blunt. Ma non pensavo. Non sembra Emily Blunt. No, ci sono rimasto e ho detto: cazzo, ma l'hai già vista? Dopo un po' di tempo. Sì, anche io tutte le volte ci devo fare lo stesso. Lei è un personaggio simpatico. Sì, simpatico. Vabbè, poi lei è immensa. Ma lì non è che fa niente. Immensa, non me la tocca. Vabbè, comunque, grazie. Vai a fare lettura, così devi andare. No, aspetta, fammi sentire gli ultimi due audio e poi vado a preparare. Dai, dai. Se vuoi, due audio di Totta. Vai, non so quando. Del 6 ottobre. Uno di Totta, non due di Totta. Due di Totta non ce la faccio. Comunque io nei giorni scorsi, per tutt'altro motivo, mi sono sentita con Luca Dei Lego, il quale... L'alleanza! Ho sbagliato, c'era scritto vocale da non mandare in live. Però Totta, allora scrivilo prima, non dopo. Allora passiamo al prossimo. L'alleanza. Ah, questo invece può andare in live. Buongiorno Tonno, buongiorno Frank dalla Totta. Spero che vi siate ripresi da queste giornate un po' batosta. Io, come immagino tutti quelli che hanno visto il video uscito ieri sul canale principale, adesso ho un solo scopo nella vita, una sola ossessione: fare l'ippocrasso in casa. Ho già trovato la ricetta, non sarà mai buono come quello che vi ho fatto bere in mestrazione, ne sono più che sicura, non lo metto in dubbio, ma adesso appena ho del tempo io mi ci metto, io mi compro quelle cacchio di spezie che mi mancano. Buonissimo. E mi metto a fare l'ippocrasso, perché quella cosa io la devo provare. Niente, buona giornata a tutti. No, glielo facciamo provare. Non so se riuscirò a seguirmi in live, ma nel caso vi seguo in differita. Ciao, buona giornata. Buongiorno Tonno. No, devo dire, era incredibile. Facciamo provare quello che c'è. Veramente buono. Ma non so se si può ancora bere. Non lo so. Non lo so. È così incredibile che è rimasto a metà. Vabbè, adesso non è che noi siamo dei grandi bevitores. Quindi, nel senso, ci siamo andati piano. Poi, vabbè, comunque, sai, alla fine abbiamo sempre dei sostituti, la birra e così vari. Ti scordi l'ippocrasso. Però, nel momento in cui l'abbiamo provato, io ho detto, è buonissimo. È una roba che non avevo mai sentito, dolce, speziale. Ma da quanti mesi è aperto? E quando cos'era? Luglio? Giugno? Non mi ricordo. Vabbè, un pochettino. Però aspetta, magari segreto in quello c'era l'anice, che di solito non è nelle ricette. Ma questa razione quanto si tiene il... Ma scusa, facciamoci dare la ricetta da lui. No, ma secondo me non te la dà, perché è della compagnia medievale. Vabbè, ma noi non la diciamo a nessuno. No, ma l'aveva fatto lui o l'aveva fatto la compagnia? Mi sono... non mi ricordo. Vabbè. Comunque, detto ciò, hai qualcosa da dire, Pingu? Perché ti vedo lì col cellulare. Insomma. No, io leggo la chat. Ah, ok, non stavo capendo. Tutte le volte penso che tu dici. No, c'è nessun tipo di appunto. Cioè, no, beh, magari c'è qualcosa. Forse perché da l'assetto, tipo da, cioè, col microfono, sembra che abbia qualcosa da dire. È vero, sembra più in piedi. E c'è come sempre. Se mi ricordi che ieri sera, non so perché, sono finito a guardare la televisione, proprio i canali. Okay. Hai visto Amadeus? No, c'era X Factor. X-Factor, questa qua bruttissimo. E non so, eri tu che dicevi: ah, ma questa è proprio l'edizione da vedere. Mi hanno detto, no, mi hanno detto, cioè, perché in realtà sono dei giudici fighissimi. No, i giudici mi ispirano molto, perché nel senso mi sembrano delle persone finalmente che non vanno lì a fare delle sceneggiate, ma vanno lì a parlare. C'è Paola di Paola e Chiara.
Ma lei, ma da quel che ho capito, è stra simpatica. No, ok. Ma... io, tra l'altro, delle piccole clip che ho visto, purtroppo non lo sto seguendo perché non ho l'abbonamento. Nelson, fammi sto abbonamento. E ma è da mi sembra, mi sembra. Su TV 8. Ah, beh, è vero che c'era lo puoi recuperare su TV 8. Di Jake LaFury. Ma Jake LaFury è un gran patatone. Vabbè, ma ok, tu... ma no, può essere un giudice che passa il tempo a dire, ma tu fai cose che non sono quelle che piacciono a me. Vabbè, minchia, dottore, essere lì a abbracciare tutta no, la beh, musica. Ma, solo no, che ma pare. Guarda che lui penso che sia buonissimo. Cioè, veramente. No, ma metti in dubbio, però esclude gente. Ah. Solo perché dice: vabbè, ma tanto tu non fai altri, hai altri tre giudici. No, senso. Perché quelli erano i suoi. Ah, ok. Non so, ma erano i boot. Che il bootcamp fa... su. Ah, i boot cioè, lui doveva scegliere i suoi. Vabbè, quello ci sta, perché effettivamente tu hai un giudice che deve scegliere un personaggio. Okay, ma tu un talento dovresti da portare lì a, no, a perché... sapere conoscere abbastanza la musica, poter fare no, percorsi. Secondo me diversi. È più. Cioè, lui è sincero e ti dice: guarda, io non ti prendo perché effettivamente io faccio rap. Cazzo, e non ti saprei cosa far fare. Poi non lo so, non l'ho visto. Quindi non mi posso. Più o meno quello era il discorso. Però per me ha sì. Ma come, cioè, ho visto un ragazzo che è andato lì che cantava rap e gli ha detto: guarda, io non ti prendo perché secondo me se io ti prendo ti fotti sì, la sì. carriera poi fuori, perché nel rap quello è gran la... cazzà, gran paracula. No, verissimo, no, cioè, se ti prendo se vuoi fare detto... questo discorso gli dici: guarda, non ti prendo, ma chiamami appena esci che ti faccio, ti produco. Magari l'ha fatto. Non lo so, quello non lo so, magari. Però lì secondo me ha fatto un discorso molto serio. Cioè ha detto: io ti rovino completamente la credibilità. È un mondo in cui serve credibilità e serve che sputi sangue prima di riuscire a. Sì, ma non lo porti farti... fin lì, allora lo dici subito. E poi in quel ma modo. Ma magari non l'ha portato lì fin lui. Sì, ma in quel modo sembra che tu stia dicendo. Ma io sto parlando di una roba che non ho neanche visto. Cioè, come faccio a esprimere? A parte che poi il rap è pop adesso. Quindi... A parte quello. E poi, cioè, di base stai dicendo: vabbè, ma allora i talent fa schifo. Cioè tu sei giudice di un tale, no, stai dicendo non vi dà tempo che vi rovinate la carriera. Non sono, no, se siete non persone sono adatti, brave. Non sono adatti a tutti i generi musicali, quello è un po' vero, cioè, ma, ma scusa, lui va lì a fare il rapper e prende solo la gente che fa rap. Perché non fa rap, non è il mio genere. Guarda, Riccardo dice: ma Vez, dai, basta di vivere di reel di Instagram. Io, ragazzi, dopo un po' si esprime solo. No, ci sono rimasto che invece conduce Giorgio. Con... non me l'aspettavo. È una grande. Sì, che cazzo. Ma fighissimo, no? No, sì, mi sono immaginato lei che ha detto: oh, senti, ho 50 anni, figo, no, mi fanno condurre un diverte, show, mi diverte. Ma sì, esatto, la pagheranno bene. Esatto. Ma lei poi mi è sempre stato strasimpatico. No, sì, beh, però comunque Jake mi è sempre stato simpatico in tutti i contesti. Paola di Paolo e Chiara mi sembra comunque sì, una persona molto... Ma non è questa di simpatia, però se dovrebbero anche avere delle... No, allora, per me X Factor è solo simpatia. Ah, poi okay, le allora riprendiamo cioè... Simona Ventura, sì. No, beh, Simona Ventura era... Cioè, adesso non voglio esprimermi male, però... No, non era proprio il top personaggio che metti lì. Ma poi, scusa, dici, poi wow. C'è Achille Lauro, ma non è finito in mezzo a un mega scandalo? Achille Lauro? No. Che scandalo, scandalo di cosa? Mi ricordo male, non era lui. Pingu sembra pronto per il suo pezzo di stand-up comedy. Sì, sì, sono quasi. No, no, e Achille Lauro no, niente, in realtà. E poi c'è Agnelli. Beh, che è un grande. Lui l'avevo già visto anche in altre edizioni, quindi però mi posso lui, esprimere. Cioè, lui è bravo, cioè brutto, ne sa di musica. Ci sono due tizi che fanno una cover di Smells Like Teen Spirit, però in versione trap, così, e lui lì si non, gira, non ho capito si perché, per io terra. Io non ho capito perché io sono abbastanza... Ma lì, no, addirittura che diceva non è una merda. Male. Ma invece non è neanche male. Vabbè, infatti ognuno ha le sue robe. Ma però, scusa, no, lui deve fare il personaggio trap, però, capisci che te. No, ok, bro. Però ragazzi, stiamo parlando di un talent. Il talent deve essere sì, show un e gioco, secondo me vabbè. Io è un giocone. E quindi secondo me alla fine ci sta che sia così come posso dire, che intrattenga, ok. Allo stesso tempo secondo me deve essere sempre quello show che non sorpassa il limite, come era magari gli anni scorsi con Morgan, che diventa una roba sì, trash e basta, le che, prime tu, che tu ti scordi addirittura dei concorrenti, ma guardi solo sti giudici che si danno contro su qualsiasi roba. Cioè secondo me è un po' quello alla fine il, vabbè, il gusto non del guardarlo. Però mi ha fatto venire voglia, devo dire, mi ha fatto venire una gran però boia. Da chi lo scrocco? Devo capire, devo okay. Un attimo vedere. Dopo faccio delle pressioni su Nelson. No, ma guarda, dice, ma dopo l'esibizione è andato da loro a congratularsi. Ma allora se non mi racconti la storia pezzo per pezzo sì, allora, ha capito come anche lui che ha esagerato. Vabbè, ha fatto lo show. Però esatto, è proprio cioè, fare il personaggio. Cioè, Pingu interrompi tondo cantando Sole mio, ti prego. Non penso che questa cosa abbia. Mi spiace, non è di mio gusto. Avete mai visto Agnelli senza barba? Palesemente no. Serpe verde, perfetto. Ah, sì, abbastanza. C'è Alan Rickman in Alice in Wonder. Assurdo. C'è Alan Rickman? Ah, non va. Piton? No. Faceva no, quello. Fa il coso che si trasforma, il bruco. Quello che fuma la pipa. Ah, il la pipa, scusa, la, sì, sì. Bruca Leaf.
Il Calif, il Burj Khalif. Ok. È fighissimo, bello. Sì. No, bello. Infatti, bravo. Ma ti stava, c'è dicendo... anche Christopher Lee in Alice in Wonder. Lo guarderò, lo guarderò. Lo no, riguardo. Fa, dice solo due battute. Però okay. Fighissimo. Ah, ma Christopher Saruman. Sì. Ok. Fa, in, fa la voce del, quel, del mostro, del drago. No, non mi ricordo il drago. Okay. Purtroppo me lo ricordo troppo poco. Sì. Ma dicevano, hai visto che Caparezza sta scrivendo? Dove lo dovrei vedere? Forse dai social. Sì, ha postato sui io social. Io come faccio ad averlo visto? Vabbè, te l'hanno comunicato. Perché tipo oggi fa gli anni e quindi ho detto, sì, non disperate, sto scrivendo un album. Ah, comunque mi fanno presente, me l'ha detto Gaia, quindi direi che è il momento di unirmi al signore, che la mia faccia è diventata completamente... bianca per sì. La luce, fighissimo, sto bianco. Scendendo e quindi ragazzi vi auguro una buona mattinata e noi ci rivediamo domani mattina. Anche domani mattina, però tra l'altro io e Nick vorremmo provare a inserire uno sbusto se lo riusciamo. Ti ho detto quando ti pare. Va bene, ok. Che Nick ti ha fissato impegno al pomeriggio. È vero. Perché oggi in realtà lo sbusto ci stava di brutto. Domani lo sbusto ci stava di brutto. Ma sta fissato in pieno. Ma lui ha detto vediamo a che ora finiamo. Vabbè, vediamo. Domani quell'impegno di domani. Sbusto. Fatemi sapere. Uno sbustone. Vabbè, grazie mille ragazzi. Arriverenze e ciao. Ciao. Bella.